Ciao ragazzi, stiamo per entrare al Salone del Libro di Torino, vediamo che novità interessanti ci sono. Giovanna è alla biglietteria e ci vediamo dentro. Ecco, siamo entrati. Giovanna, qual è la tua prima impressione? Tanta roba, ci si perde in un mare di libri bellissimo, tante cose. Un po' di confusione, vero? Un po' di confusione, ma un po' alla volta, dai, ci prendiamo, dai. Grazie. Vi confesso che stiamo un po' perdendoci perché c'è tanta confusione, tantissima confusione, siamo un po' persi. Adesso siamo al centro congressi, aspettare Valdec che parla alle 3:30, tra un pochino, ci vediamo dopo, speriamo sia interessante. Ensuite, j'ai publié des poèmes. C'était très tranquille. Ecco, uno dei problemi è proprio questo. Nelle case editrici, che magari sembrano sì, è pieno di gente, qui siamo all'Iperbore, e cosa fai? Ti metti lì a guardare? E diventa a sto punto più comodo usare gli strumenti classici, no? le riviste di letteratura, eccetera, seguire i propri desideri, eccetera. Vediamo se troviamo qualche casa editrice che conosco magari poco e vedere se ha qualcosa di interessante. Forse la cosa interessante è andare nelle case editrici che non si conoscono. Io ho visto questa qua che ha libri strani, però uno di questi libri l'avevo letto tempo fa, è quello che materia prima di cui ho parlato, e adesso acquisterò questo libro che è qua, di Thomas Mann, che non conoscevo. Ora vado ad acquistarlo. Ma cos'è che spunta da questa libreria? Il libro che è appena uscito da questa fiera io recensirò per voi. A dopo. E cosa si trova di strano? Guardate questo libro qua. Questo libro qua l'ho letto 20 anni fa, parla di, è fuori un libro di uno scienziato pazzo che racconta delle cose stranissime. Il libro non è bellissimo, però fa piacere vedere cose vecchie ripubblicate più recentemente. Ciao! E aveva uno stupismo intellettuale notevolissimo, diceva tutti coloro che si permettono di scrivere cazzoni che sono dei cazzoni è meglio che stiamo a casa loro, e aveva perfettamente ragione. I ragazzi hanno discussione su Dante con Vecchioni e con Alessandro Barbero. Eccomi qua, questo è il libro che mi leggerò fra non molto. Ciao. Mi parlo un po', questa è la domanda impossibile, nel senso che ho detto da qualche parte, uno arriva sempre troppo tardi sul suo destino, perché una volta che succede qualcosa è successo, non possiamo andare indietro. Qua Bjorn Larson, quello era Bjorn Larson, del quale abbiamo appena ascoltato la presentazione del suo ultimo libro, meravigliosa persona, e senz'altro il libro sarà altrettanto bello. Ce l'ha anche firmato, e quindi è una chicca della nostra biblioteca. Ora la visita al Salone del Libro si sta per concludere, vedo molta gente che ne sta andando, ce ne andiamo anche noi, e il problema è cosa facciamo adesso, mangiamo, non mangiamo. Ciao! Bene, in conclusione, cosa possiamo dire di questa giornata passata, di questo pomeriggio passato al Salone del Libro di Torino? Anzitutto che è grande, il rischio più grosso è quello di perdersi una quantità smisurata di libri, di case editrici, eccetera.
per cui non puoi viverlo, credo io, come una biblioteca, come una libreria, non puoi entrare in libreria a fare dei giretti o entrare solo nel libro. Non è una gigantesca libreria, perché è divisa per case editrici, non per temi, per argomenti, con il libraio, no, che ti guidano. Quindi questo non è. Come avete visto, c'è la possibilità di scoprire, di vedere qualche piccola casa editrice che magari uno non conosce, quindi qualche libro come quello di Thomas Mann. E poi ci sono gli incontri, le conferenze, che bisognerebbe starci una settimana per poterle vedere, perché non è che vengano messe tutte insieme. Quelle di oggi ce n'erano interessanti. Ho perso quello di Monio Vadia, e poi ce n'era uno anche di Piperno, e c'è stata una, ma non mi interessava, era troppa gente con Saviano, e ho visto questi due, Houellebecq e Bjørn Larsson. Quella di Larsson è stata fantastica, ho comprato il libro, ma ci ha fatto anche la dedica, e quindi è stato un momento finale molto molto bello. Ecco, diciamo, siamo stanchi, però insomma è stata una bella giornata, e come vi ho promesso, il prossimo video che sarà la recensione del libro di Patrick McGrath, che vi ho fatto vedere lì, che io avevo già letto prima di venire qua. Buona lettura a tutti!